l'attuale situazione politica in provincia di Caserta, e in particolare sull'Appia Antica, è chiaramente, visti i tagli enormi dei fondi da parte dello Stato nei confronti degli enti di secondo livello che sono attualmente le province, è abbastanza difficile. Difficile perché proprio la provincia di Caserta è, ahimè, la provincia più tagliata d'Italia, perché ha subito 40 milioni di euro di tagli rispetto ad altre province d'Italia ben più organizzate e con risorse differenti. Ma questo non ci esime dal continuare nel nostro lavoro e fare un lavoro abbastanza forte sui territori e per quello che mi riguarda come consigliere provinciale. Sull'antica Appia, a partire da Caserta fino a capo, come consigliere di maggioranza, chiaramente dobbiamo, per quelle che sono le difficoltà, ma portare avanti un lavoro sugli attuali territori, che sono Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Capua, Casaggiove e Curti. Su questi territori avremo maggiore attenzione. Il presidente della provincia destinerà le deleghe a ogni consigliere provinciale. Per quanto mi riguarda, il mio impegno sull'antica Capua sarà riversato sui territori. La situazione samaritana, amministrativamente parlando, è abbastanza complicata. Abbiamo presentato una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale che ha messo alla luce, insomma, le difficoltà che attualmente l'amministrazione attraversa. Mancano 6-7 mesi alla fine della consiliatura. Al sindaco non rimane altro che fare un patto di fine mandato, onde evitare un commissariamento necessario, ma di certo deleterio per la città. Con la presenza di tre consiglieri provinciali, io in maggioranza e Danilo Feole e Nicola Leoni all'opposizione in provincia, Santa Maria è tornato agli onori della cronaca sul tavolo provinciale dal punto di vista politico.